È un onore, è un piacere. E poi dopo tanti tanti anni di note, per non dire di viaggi, di emozioni, di incontri, come dicevo prima, incontri fatti con musicisti, con il pubblico, incontri con persone che fanno questo lavoro. Sono riconoscimenti che comunque fanno bene all'anima. Io sono uno come loro, insomma, sono nato come loro, studiavo al conservatorio, a quello di Napoli, però la musica è qualcosa che non si finisce mai di imparare. È un... Emozionato? L'emozione ci deve essere sempre, mai la paura. Gigi, ma adesso che ti chiameranno dottore, come ti sentirai? Ma io non mi sono mai sentito un dottore, nemmeno un maestro. Io mi sento un lavoratore della musica e soprattutto sono contento che grazie alla mia musica, come tra l'altro anche i miei colleghi, diamo lavoro a tante persone, perché la gente vede sempre uno che canta e non sa tutto quello che c'è dietro. I sogni io credo di averne realizzati anche troppi, perché mi sento un musicista, uno che ha avuto la possibilità di scrivere i propri sentimenti nelle canzoni. Si sono innamorati con le mie canzoni, si sono lasciati, hanno pianto, hanno riso, sono emozioni. Siamo, diciamo, non venditori, perché è una parola brutta, siamo trasportatori di emozioni. A volte una canzone, la musica è qualcosa che comunque ti fa stare, smuove qualcosa dentro. Io non l'ho mai definito un lavoro, e a volte dico sempre: a me mi pagano per farmi divertire. I sogni, il vero sogno per me è quello di vedere gli ospedali vuoti, ma questa è una cosa da persona, da umano. Thank you.
pare che abbia dato disponibilità per lo stadio di Benevento per i concerti. Lei sarebbe disposto? Io certo, io a Benevento sono sempre venuto a cantare, ho sempre trovato un pubblico meraviglioso e straordinario. Io perché no? Cioè, è un piacere. Va bene, grazie.